possibilità di presenziare qui con noi. Tutto questo è il merito suo, di una grande super donna, mamma di quattro bimbe bellissime. Questa è la sua prima esibizione, lo fa prettamente per le sue figlie, che sono splendide e gioiose proprio come lei. Non ti emozionare, grazie. Non ti emozionare, per cortesia. Vediamo se c'è Andrea Mascavo, se è presente qui in piazza con noi. Andrea? Niente, Andrea non c'è. Signora, non c'è Andrea? Ce lo ringraziate personalmente di tutto. Grazie. Ma fai l'intervista, dai il microfono, dai il microfono. Per esigenze di televisione, sì. Dai il microfono, a lui. Rubiamo un attimo la scena, facciamo una cosa un po' strana, facciamo l'intervista in diretta, anche in effetti va registrata. Detta per loro che ci ascoltano e registrata per gli amici che ci vedranno poi su Piacere e Sapori. Uno di questi prossimi lunedì, non vi dico quando, così vedete anche tutte le altre puntate che abbiamo già registrato. Allora, Marinella De Vita, siamo veramente al termine di questa serata, l'emozione, come diceva prima Angela, è andato più via, l'adrenalina ha lasciato il posto un pochino alla serenità. Mercante di stelle, le prime stelle che ci ha regalato però sono i tuoi due occhi, perché sono pieni di passione e di tanto lavoro che sta alle spalle. È vero, tanto lavoro, e per questo lavoro vorrei qui la mia squadra, se è possibile, perché meritano un applauso, più che un applauso. Hanno lavorato solo, hanno lavorato tanto, hanno lavorato anche di notte. Vorrei tutte qui con me: Maria Cristina Lambert, Sara Palermo, Martini. Questa è la mia squadra di lavoro. Quanto sacrificio c'è in tutto questo? Con questa squadra quanti momenti avete condiviso, anche a volte difficili? Difficili? Beh, dipende. Dipende dallo stato d'animo e da come si lavora. Per me nulla è difficile. Basta crederci. Esatto. Io lavoro sempre col sorriso e ci credo che lo faccio. Allora, domanda di rito, quella che televisivamente facciamo sempre. Eccola qui, il sogno nel cassetto. Stasera si sono illuminate alcune stelle, ce ne sono altre che devono accendersi. Il sogno nel cassetto è l'avvenire delle mie figlie. Tutto qua, appunto. In bocca al lupo. E quindi un po'. E noi adesso concludiamo questa puntata meravigliosa con questa atmosfera, con questa cornice stringa di pubblico. Vi aspettiamo perché Piacere e Sapori non finisce qui. Alla prossima! Buonasera a tutti, grazie. Una sorpresa che neanche la nostra stilista sa. Vogliamo che la nostra stilista sfili in passerella con il modello che è suo fratello, altrimenti suo marito, mamma mia! E qui presente anche tutta la famiglia di Marinella. Bella Marina, un applauso per cortesia, grazie.